salve a tutti ragazzi e bentornati a My Show Show, l'uomo con la racchetta dorata è tornato pronto a scalare il ranking, ci manca pochissimo, siamo a tanto, sì, tanto così, dal primo posto, siamo già a giugno quindi a metà anno, a parte la porcata che ho fatto nella scorsa puntata però sono infortunato e non nel gioco ma nella realtà raga, sto da tutto, cioè sto gioco mi sta piacendo tantissimo, ma giocare online è una roba raga, manco la Weekend League, è una situazione troppo e mi sono fatto male, cioè c'ho sta mano che non riesco, cioè non lo so, se vede che imprimo talmente tanta forza quando gioco non serve a niente, è come quando con Nintendo Wii a tennis, no, che tutti bam, boh, quando basta così, vabbè, mi sono fomentato e quindi ragazzi non so se oggi riuscirò a performare perché c'ho proprio questa parte della mano che mi fanno troppo male, soprattutto questo dito. Ora ragazzi, avete visto però quanto è importante la salute. Siamo a giugno e quindi ci sarebbe il Roland Garros, la nostra prima occasione di andare a vincere un qualcosa del Grand Slam. Ci hanno cacciato una volta. Siamo a Wimbledon, dove solo i più grandi hanno vinto. Non è il terreno che preferiamo perché siamo sull'erba. Già ad Halle quando ci cacciarono. Insomma, non andò bene, però possiamo dire la nostra. Adesso siamo dei grandi campioni. La difficoltà difficile, la vedo difficile. Eccoli qua, tutti alzano le coppe. The Championship, Wimbledon. Pochi tornei come Wimbledon. Bangladesh, no, non è lui. Non solo è l'unico major giocato sull'erba, ma per molti è il torneo più prestigioso del mondo. Per molti versi è il grande slam più importante del calendario tennistico. Qui c'è un sacco di storia. Tanti momenti leggendari. È il campo che ha visto vincere ogni grande giocatore. È un requisito imprescindibile se si vuole entrare a far parte del prestigioso club delle leggende. Hai fatto bene a specificare quanto vincere almeno un torneo qui sia importante per la carriera di ogni tennista, perché ho in mente una persona che dovrà mettersi in mostra se vuole diventare grande come crediamo che meriti. Ragazzi, ho fatto un disastro. Ma questo perché purtroppo è il dito. Lo so, ho sminchiato tutto. Per uscire non ho letto, ho quittato. Vabbè, ho fatto un bordello. Quindi ragazzi, è come se fosse passato un anno e per un anno non abbiamo giocato. E quindi il mio ranking adesso è 80esimo. Giusta punizione per quello che avevamo fatto, raga. Dunque, noi andiamo a luglio, ci riposiamo. Madonna ragazzi, però che disastro. E quindi riandiamo a Wimbledon, dove vedete mi dà 32esimo perché mi sono ritirato. Ma che cazzo, no! Ma no! Vabbè dai però, ma che cazzo vuol dire, cioè? Raga, mi sento male. Ecco, così ho fatto. Ho fatto esci e ho detto no, aspetta, ho fatto rinuncia. Vabbè, andiamo a perde. Cioè, che cazzo ho skippato un anno per giocare a Wimbledon? Vabbè, ragazzi, era il nostro sogno essere qui. Guardate che bello il campo di Wimbledon, che tra l'altro ha una struttura tutta particolare, non so se conoscete. Non c'è quasi nessuno a vederci, c'è... Poi abbiamo beccato il primo al mondo, uno dei più forti in assoluto. Tutto vestito di bianco, eccolo qua, spettacolo, che ha avuto un anno difficilissimo. Un infortunio, l'ha tirato fuori. Purtroppo, ragazzi, secondo me giocano troppo. Troppi tornei, troppe cose. Allora, mo però stiamo zitti, ragazzi, perché questo è il tempio del tennis. Oh, l'ho presa. È ovvio. Ragazzi, questo già mi sta a far correre. Vabbè, però ma è che ci devi andare, eh? Va bene, 30-0 così, senza colpo ferire. Allora, oh! 184 km orari. Così. Ah. Sta tutto ai tai perfetti, ragazzi. Valla a prendere! Ok, con calma. Stiamo dentro. Poi così, iniziare subito. Purtroppo... Senza il piacere della battuta. 30-30. Spettacolo dopo un anno. Mi fa malissimo sto dito, ragazzi. Non posso giocare. Gliela slice. Boom. Tutto da là. Bello sta apertura. Devo sbagliarla male. L'ho sbagliata di nuovo. Kida Murt. Sì. 40-30 per me. Stiamo giocando un grande slam. Non è mica pizza e fighi.
Prova a incrociare, gli apre il campo. Vantaggi. Per non saperne leggere né scrivere. Bella. Slice. Panfede. Come m'ha inculato, raga. Come m'ha perforato. Come m'ha sdortato. No, però così non puoi, eh. Ok, no, eh. Oh, Mike. Eh beh, qua l'ho punito. Qua l'ho punito, ragazzi. L'ho punito per quei capelli. Guarda pure il spettacolo col cappello bianco. Me l'hanno cambiato. Chissà, ragazzi, se magari... Ma avrebbero cambiato pure il vestito, perché c'è un certo dress code. Qui, da rispettare. Penf, valla a prendere! Vantaggio mio. Advantage spettacolo. Bella, gliela mette lì. Ah! Ah! Bella. Ah! 1-0! Come farebbe LeBron James. Tutti tranquilli, calmi. E così scambiano il campo senza guardarsi. Medvedev e spettacolo. Lei, la mia più grande fan, che è tornata a vedere una partita di spettacolo dopo tanto tempo. Ti dà una grattata di culo. Ora, ragazzi, qua mi avete detto: masterati la battuta. Eh sì, grazie, ragazzi. Non se la rischiamo. C'ho le dita a pezzi. Ah, qua lo potevo punire. Ah, ok. Vabbè, 15 in love. No, ragazzi, no, 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 non devo cazzeggiare Wimbledon. Ah, oddio, ragazzi, mi sono visto... Niente. Io ho visto il parrucchino che se ne andava. Comunque, online è tutto un altro gioco, ragazzi. Cioè, online è un... È un sudare che voi non avete idea. Questo era perfetto. Ah, prende questa! E l'ha presa. Ah, va a prendere quest'altra. Penf! Aspetta. Beh, qua l'ho messa dentro. Pure sbagliandola. 30-0. È andata così, su. Punito. No. Col rovescio. Pam. Raga, io diritto e rovescio ce l'ho uguali. Ma forse dovrei puntare o sul dritto o sul rovescio. Bella. Messa lì dentro. Fuori, fuori. 40-0. Spettacolo sta prendendo il vantaggio. Forse gli sta entrando in testa. Forse Medvedev non si aspettava di giocare subito una partita così difficile contro un grande campione. Un giocatore che è rimasto forse in panchina per X tempo, ma ecco che uscito dal letargo. È come un mamba altezzoso. Mi sta a favore però, ragazzi, eh. Guardatevi sempre che la forma è importante. Non gioca da un anno, spettacolo. Ammazza come te stai a sforzare. Sì! 2-0. Questa è stata bella, ragazzi. Questa è stata bella. Ora però occhio, perché lui c'ha delle battute da 90, eh. È un pezzo da 90. Un fame fragico. Bello con la rete. Madonna, pare che sto a giocare io, raga. Ha sbagliato tutto, va bene. Non mi punisce. Lo punisco io, forse? Non mi punisce. Lo punisco io, forse? Non mi puni. Sul lungo. Palla mette là, palla pa, 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 pa. Non so che sto dicendo. Sbaglia tutto, Mike, invece gliela mette lì. Lo fa uscire. Gli prende il campo. Baby, questo è tennis. Questo è tennis, lo fa Sinner questo? No, lo vedi solo qua, ragazzi, lo vedi solo qua. E guarda che risposta. Che risposta green. Io, ragazzi, so proprio per l'ambiente. So tutto verde, so tutto verde. Sto ultra istinto, ovviamente, ragazzi. Mo' però un papagno alle prossime partite, se ci saranno, perché ricordiamoci sempre che i veri campioni si vedono. Aghi da Murt. Oh. Oh, vabbè, lascia perdere, su. Ah. Sì, lo purga, 40-0. Ragazzi, se becchi il perfetto non ci stanno problemi. Ecco. Allora, io l'ho respinta. Eccoci.
Ah, sbagliata! 3-0! No, 1-0, 1-0, ragazzi. Andiamo avanti, andiamo avanti. Non è finita, no? Oh, scusate, ragazzi, perché sono abituato all'online, che si gioca un primo set, due set. Mi fa male tutto, ma ho giocato veramente bene. Difficoltà difficile. E poi ho pure sbloccato tutto qui, ragazzi. Sono un po' più forte rispetto al passato, eh. Il campione è così. No, ecco pure, vedi, che poi non puoi uscire, capito? Io non posso uscire da qua. Perché adesso mi sono reso conto che, avendo skippato un anno, ho perso pure le figure che mi danno una mano. Che ne so, tipo quello che mi aiuta a riprendere energia. Vedi, sto al 70%. Continua l'avventura di spettacolo a Wimbledon. Inaspettatamente ho dato tutto, ragazzi. Quindi boh, adesso mi aspetto di tutto. Travis Fischer lo conosciamo. Pennellone molto veloce, molto potente ma poco resistente. Si sono incontrati diverse volte. Dai. Arco 2, pensavo fosse bene. Vabbè, ragazzi, dai. Devo dire che ho dato tutto. Ah, foto. Questo qui, ragazzi, se gliela angolamo è finita. Ah, pezzo de fango. Questo non si muove, eh. Questo non si muove, ragazzi. Questo non si muove. Questo non si muove. Sì, ando gliel'hai messa, Mike. Sì, tiraci la racchetta. Bestia. Vabbè, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Ragazzi, non devo cadere in tentazione. Prende sto tulipano, va. Azzo! Poi quando sbaglio io, raga, mi sto così tanto antipatico che palla prende. Che c'è il cacchio. No, vabbè, sono coi... no, vabbè, sono stupido. Sono stupido. Lo devo dire. C'andai vantaggi quando servono. Madonna. Esci fuori, Fischer, esci fuori. Esci fuori che te faccio trovare la sorpresa. Sbagliato tutto. Non mi punisce. Chi è che strilla mentre batto? Aspetta, no, ma non si può fare sta cosa. Cacciatela dal comprendonio qui. Questa è una foto clamorosa. Questa è una foto clamorosa, compa. Pam. Buttaci la racchetta. L'altro, ragazzi, con le dotazioni e una cosa e un'altra, a livello di potenza dovrei stare a 80, eh. Cioè, se voi vedete, cioè, a me adesso sembra che, ne so, dicevo, ma ci poteva arrivare. Ma che ci arriva? C'ho 80 di potenza. Ecco, mi ha tirato fuori. Me l'hai regalata, amico mio. Me l'hai regalata, amico mio. E per dirti, online cerchi, cioè, guarda là la foto. Se c'hai contro uno che c'ha più potenza, oh, non la prendi, eh. Non la prendi mai. Per spingergli i servizi con la difficoltà più alta. O fai perfetto o tapi in del culo, perché vedi. L'ha presa. Non credo proprio. È il perfetto. Raga, la differenza la fanno i perfetti. Adesso mi sto masterando. Mai sciocia. Vabbè. Mi sto masterando nel tempismo. Ve l'avevo detto che era tutta una questione di memoria lavoro. Saremo pronti tra un po' pure per eventualmente aumentare ancora la difficoltà, andare pure più in alto. Sì, guardando da la metto, eh. Come l'ho sbagliata? Come l'avevo sbagliata? Ma de poco, meno male. Oh! Vabbè, ma perché non ce va? Stavo a caricarmi come un lupo mannaro. Oh, mannaggia. Ma cretino, cretino. Se non becco... Ah, spero... Sai chi spero di beccare? Quel balordo de coso. De Alcaraz. Alcaraz. Sì, Alcatraz. Grazie per avermi aperto il campo. No, lo devo punire. Unito! Bello, bello! 2-0! Vabbè, ragazzi, dai, questo qui è cucinato, cioè... Pulito, fatto, andiamo veloci. Tanto Fischer ce lo siamo cucinato diverse volte, il pescatore. Chiede scusa, spettacolo, abbraccia tutti. Lui che è tornato dopo tantissimo tempo. Ragazzi, siamo in semifinale. Ci abbiamo contro un bel avversarino. Guardate il livello, 28. Però, cioè, quello di prima l'ho scoppiato. Credo che arrivati adesso, con queste statistiche che ho, addirittura dobbiamo fare il salto ulteriore, andare a molto difficile.
Solo che la discriminante rimane la vita. Ho 34 di vita. Cioè, raga, questo qui mi farà correre. Cioè, basta che mi fa correre e mi batte. Eccolo qua, spettacolo. Che vuole portarsi a casa una notte magica, una notte d'oro. Dall'altra parte c'è l'americano. Vedi, già tira delle stecche che però... Adesso che ho le abilità è molto più facile, ragazzi. Belli. Aspetta. Guarda come mi sta già a far correre, oh. Madosca. Ah! Sbagliato, ne devo fare ste cagate. Scusate, mi è arrivato un messaggio. Raga, sarà una bella battaglia. Ah! Cioè, vedi? Ah! Io ho l'abilità del colpo potente progressivo. Quindi... Quindi già è potente. Ma più vado di potenza e più diventa forte, vedete? Cioè, questo qui sarebbe stato meno potente in altri momenti, ma... E non so neanche servire. Immaginate quando saprò servire. Ecco, è foto, per forza. Le stats... grazie, 1-0. Le stats sono importanti. E una cosa che ho notato è che se noi ribattiamo... Questo l'ho visto soprattutto online. Se noi ribattiamo... verde. Madò, ma ti ringrazio. Oh, ma stai a una semifinale del Wimbledon, sveglia. Tanto mi piace tantissimo come il campo si sia deteriorato. Perché giustamente, ragazzi, se ci giocano tutti, valla a prendere, va. Cazzo, ecco, vedi, così lui la fa testa di. Se gli rispondi invece male, per lui è più semplice segnare. Cioè, questa è un po' una meccanica del gioco, devo dire. Oh, se non lo sbaglia, ace, Ah, ma io sarò il tuo Marineford. Vabbè, raga, ci può stare, se può pure perdere in set, Però non te la voglio regalare. Non te la voglio regalare. Figlio de... Perché quello non era perfetto? Ma mi devi dire questo perché non è perfetto. Un po' troppo alto. Fuori! Deuce. Duke Montana. Non devo. Ma questa è sulla linea però, signora. Scusate, questo non era dentro. Fammi vedere un po'. Guardando gli è cascata sta palla. La vedo grigia. Bravo. Oh, valla a prendere, sventagliala. Valla a prendere. Poi ho noto che quando si va ai vantaggi, ragazzi, diventa una battaglia. È un po' più semplice e fa punto, mi sembra. Oh, vaffan... Ehi! Sì! Questo sta sbagliando tutto. Però io li sto forzando. Cioè, sono errori forzati. Questo era perfetto. Me l'hai tolto dalla disponibilità. Questo è perfettissimo. 2-0. Vatta a rigiocare. La pressione su LeBron James. Adesso ce l'ha tutta lui. Troppo presto. Ma non abbastanza. Sventagliala. Brutta. Bella. Sì? No, ho sbagliato tutto. Slice. Oh, basta. Sto... beh, ho finito la birra, ragazzi. Deu, uomo. Ok. Aspetta. Madre di Dios. È come purga, lo sapevo. Oh, lo sapevo. Io ho aperto il campo tantissimo. No, raga, il mio spettacolo ha finito la birra, come potete vedere. Pezzo d'infame fracico. Ho sbagliato. Dovevo punire. Ok. Devo punire. A Roma si è caricato! No, ho sbagliato, mannaggia. Mi sono cagato sotto. Aspetta, che forse diventa per me, Aspetta, che mo diventa per me? Ehi! Zoom! Amico mio. Non scappi, raga. Andiamo a vincere sto match! Che me ingolosisce! Non ce la fa più lui! Advantage, woo! Ecco due che saracca! Ehi! No!
No, no, c'è la Cristina D'Avena. Dai, 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 ragazzi, questo potrebbe essere il punto decisivo per andare in finale a Wimbledon. Oh, basta! Stiamo a scambiare da mezz'ora, non ce la faccio più. Non tengo fiato, Fradò. Sì! Però quanto è sudato lo spettacolo. Fracico, guardate. No, è di no, dite no, dite no. 3-0, ma assolutamente bugiardo, devo dire, ragazzi. Ho sudato più del dovuto, come avete visto dalla mia maglia. Eccolo qua, spettacolo che festeggia il ritorno sulle scene, saltellando quella. Adesso però c'è una finale, c'è una finale da vincere, c'è una finale voluta, conquistata, cercata. Energia attuale 1%. Mi sono rotto il ginocchio. Se ne può, come faccio a vincere con l'1%? Impossibile. No! Aia! Beh, speriamo che prenda le necessarie precauzioni per non peggiorare la situazione. Sì, la tentazione di stringere i denti e giocare lo stesso può essere forte, ma questo può portare a problemi in futuro. La decisione sta a lui. Se deciderà di correre il rischio, spero sia consapevole delle potenziali conseguenze. Contro il balordo, contro Bailey, contro l'australiano che si rifaceva le canne, contro quello che per primo ha interrotto il viaggio di spettacolo. E oggi in finale con l'1% ci ritroviamo. Ma è impossibile, raga, se vinco questa mi dovete dare la racchetta d'oro. Se vinco questa difficile mi dovete dare la racchetta d'oro. Scusate, sono appena tornato. Ho messo il cappello, vabbè. Ho dato veramente tutto. Ah, proprio che iniziamo così dall'hotel. Guarda quello quanto è grosso. Incredibile. Mike Bailey contro Mike Spettacolo. Guarda, lui si è fatto una canna adesso. C'è l'occhi rossi, oh! Però ragazzi, siamo a Wimbledon, la casa del tennis, uno dei luoghi più sacri di questa disciplina. Vedete, tanti hanno il pallone gigante. Si preparano così i due giocatori. Uno ha già vinto contro l'altro. L'altro è in cerca di redenzione dopo un lungo infortunio, infortunio che si sta facendo risentire. È praticamente un morto che cammina, un dead man walking, che però ho già pure vestito di bianco. Quel Bailey è tutto robotico. Ecco, devi tirare le stecche sue. Chi da mannaggia tre. Comunque, raga, mi sento proprio troppo più forte. Cioè, adesso che ho tutte queste abilità. E ora lo spettacolo, già non c'ha più l'aria. Balordo. Vabbè, raga. No, no, è la finale, raga, non la posso perdere. Magari la perdo e poi vado KO per giorni. Perfetto. Mi sono piaciuto. Bello. Spettacolo è già sudatissimo, ragazzi, guardatelo. Provato come nessun altro al mondo. Mi ha fotografato. Beh, ovvio. Vabbè, ragazzi, non è tanto adesso che batto io. È quando batte lui il vero problema, che mi manda al bar. Che bottana. Sbagliato tutto. Raga, difficile senza fiato. 40-0, breakpoint. No, prendila. Vabbè, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. 1-0 lui, ragazzi. Adesso sarà veramente tosta. Ma pezzo di fango, guarda come... come fa serve in volley. Che puttana. No, dai, raga, non posso morire così, dai. Sì. Apri il campo. No, non gliela mette là. Ok. Vabbè, ragazzi, ma uno scambio così è finito. È finita per me. Mannaggia, no. Eh no. Raga, rido perché so che è impossibile. Cioè, con uno di vita come fai? Lo piazza. Ma quando sai che è impossibile, è proprio in quel momento che senti che l'adrenalina scorre. No. Ma era fallo. Boh. Che dire, signor tenente. Ho detto, ragazzi, che il problema non era tanto quando batteva lui, ma quando... No, Mike! 2-0, è finita, ragazzi. Eh no. Ma
Ok, bello. Bello, questa è mia giocata, ragazzi. La mia giocata è allungargli il campo. Pure se non so fa la battuta adesso. Per il momento. Che lui, porca miseria, è un po' lentone. Però guarda che stecche che tira l'infame fracico. Il problema è che se io sbaglio con sta energia, va quasi sempre sulla rete. Oh, mannaggia il cazzo! Ma come mi risponde? Come rispondo? Non mi rispondere, come diceva mia madre. Non mi risponde. Vabbè, ragazzi. Purtroppo ho dato tutto. Ho dato. Eccola. Questa è mia. Bella, così sì, perfetto. Ma può prendere. 30-30. Pure se andiamo 2-1, ragazzi, rimaniamo in vita. I will take it. I will take it. Oh! Cioè, non l'ha fatti lui, l'ho fatti io. Li ho fatti io con buono. Capisci? Guarda questo come l'alza. Non la puoi prendere questa. Cioè, non mi ha battuto lui, mi sono battuto da solo. Non la puoi prendere. Già presa. Oddio, l'avevo sbagliata, eh. Dai, ragazzi, facciamola contare un po' di più sta partita. Facciamola arrivare almeno alla prossima. Vai! Vai, 2-1 noi. Beh, questo è assodato, ragazzi. Ormai con tutte le abilità. E lo sai perché mi è entrato il perfetto? Perché c'ho un minimo di energia adesso. Aspetta. Sì, tua madre. Qua la gran porcona. Guarda dove la va a mettere sto pezzo di sticchio al forno. Eccola. Fanculeto. Sono testa da bacchio. Oh, vabbè. Io ho aperto il campo. No. Questa col perfetto entrava, che era una meraviglia, ragazzi. Entrava come un tappo di sughero. A sbucio di culo questa. Scusate, l'ho sbagliata. Ok. Raga, c'ho il dito che me suona. Vabbè, è infinito sto scambio. Che cazzo devo fare? Tanto la sbaglio io, lo sappiamo tutti. Lo sappiamo. Oddio. No, dai. Non c'ha fiato su spettacolo in corpo. È infortunato. È rotto. È distrutto. Un anno fuori. Ma. Ma questa da va a beccare. Vieni. Rallentarlo. Vabbè, ma chi sei io? Arcanine. Chi sei Arcanine? Yeah. Buono. Rientra in. Gli tiro una saracca. Aspetta, gli tiro una saracca. Sì, ecco. Troppo presto. Guardando la va a mettere. Vabbè, allora sei un pezzo di me. Vabbè, ragazzi, ero arrivato. Non si poteva fare altrimenti. Mike Spettacolo, che ha battuto il primo al mondo nella primissima partita di Wimbledon, dopo un anno di distruzione e fatica. Scala dal secondo posto all'ottantesimo posto del ranking. Adesso vediamo come muove la classifica. Però certo, questa è una caduta rovinosa. Vabbè, raga, ho 1% di vita, che posso fare? La vince lui, che di nuovo si conferma Nemesi di Mister Spettacolo, che saluta col braccio teso. Guarda questo. Oh, che sei contento che ho perso, fanfamone. Vabbè, gli daranno la coppa, ma a noi non ci interessa. Vabbè, questo se la fuma la coppa. Tempo di recupero 4 mesi, frattura da stress alla schiena. Raga, lo sapevamo. Sì, andiamo 37esimi nel ranking, ma potrei tornare per giocare a Torino. Perché tornerei a dicembre così. Quasi quasi molto difficile, che dite? Dai, molto difficile per la carriera di Spettacolo. Che se la mannaggia, il cavolo, mi sta a difendere bene. Adesso che vedete, ho le abilità e tutto. La guarigione completa sarebbe a dicembre. Ah no, non posso perché non sto in top 8. Vabbè, allora Quindi diciamo che riniziamo con un grandissimo torneo. E come andrà, ragazzi. Sperando di rimanere integri. Perché comunque la carriera di Mister Spettacolo è falcidiata dagli infortuni. Speriamo di rimanere in vita. Comunque questo è il nostro primo grande torneo dell'anno.
Quindi cerchiamo di fare il nostro. Vedete, grandi campioni che già conosciamo, anche dal passato, come vedete. Ma noi dobbiamo scrivere la nostra. Ma oh, non ci posso credere. Ragazzi, guarda, sono demoralizzato, sono distrutto. Cioè, ho alzato la difficoltà per fare il galletto. Dai, è nuovo lui. Però a Wimbledon ha funzionato. Adesso siamo sul cemento. Sul cemento non me lascia scampo. Questo sul cemento non me lascia scampo. Capira, e batte pure lui. Ah, così, eh? Ah, però adesso, ragazzi, mi devo un attimo settare. Ecco. Questa l'ho presa. E vabbè, impossibile, dai. Sul tempismo sarà ancora più difficile. Sì. Guarda come si carica, oh. Come si carica l'infame fragico. Sì, vabbè, raga, quelli quando cazzo le piglio. Come faccio? Dimmi un po' come posso fare. Ma lo potevo punire. No, impossibile, ragazzi. Lo devo lasciare difficile, ho sbagliato io. Ho sbagliato io. A difficile lo potevo purgare. Prima o poi i tre tornei del Grand Slam ce li porteremo a casa. Lo dobbiamo fare. Lo dobbiamo fare per forza. Uff, guarda come corre il spettacolo. Però te sto a rispondere bene, eh. Potenza. Che ingegno. Perché se noi colpiamo è perfetto, lui prima o poi sbaglia. Vedi? Vedi. Ne so a pacchi, ragazzi. Non facciamoci purga qua. Ok, va bene. Bello. Ma guarda come cazzo risponde sto infame. Allora prende, va. Buttaci la racchetta. Se sto concentrato non ce n'ho per nessuno. Bella. Bella. Bella, sventaglio così. Dai, dai, ragazzi, dai. Devo entrare in fiducia. Io comunque lui l'ho battuto. Fuori! Mia, 1-0. L'ho già battuto, ragazzi, l'ho battuto più volte. Guarda lui che se la ride, non c'è sta niente da ride. Ragazzi, non sapendo batte, lo provo a portare fuori per poter fare di questo. Niente, mi ha fregato. Di questo, niente, mi ha fregato. Di questo, niente, mi ha fregato. Mazzando cazzo, me l'ha andata a mette. Ma che cacchio è, oh? Ah! Questa era da purga. No, Mike! È possibile, raga, così per forza gli apro il campo. O rispondo perfetto o niente. Però 40-0 sulla battuta mia è veramente da vergognarsi, eh. Dai. La carta questo pezzo da merda! Ah, sì. Guarda che infame! Vabbè, finito la birra, ragazzi. Finito la birra, ragazzi. Porco due, ha sbagliato. Oh, tanto, raga, è così. Oh, la sbaglio io. E questo mai apre il campo come nessuno. Ah, fuori. Vabbè, ma è possibile, ovvio. Ehi, bella prende, va. Ok. Ci sta. Non è successo niente. Ma me la metti là così? Nella mia disponibilità? Sì, la tua disponibilità in cazzo. Ok, sto a fatica. Sto a fatica, ragazzi. Bella. Questa la mette in difficoltà lui. Ho sbagliato io. E qua me la mette in culo. Regà, non puoi sbagliare. Non puoi non fare perfetto. Se non fai perfetto. Oh, però mi devo da veramente un premio, eh. Ecco, ho parlato. Ok. Godo. Sbagliato tutto. Questo mi fa una foto che finisce più. Ho sbagliato tutto. È ovvio. È logico. È vantaggio. La Valessiano. Oh. Mamma mia. No, non posso sbagliarla così. Buono. Guarda il papagno, bravo. Doppio full. Ok.
Me l'avevo apparecchiata. E questa era perfetta, signor. Questa era perfetta. Che succederà? Oh, ma graziato. Ma graziato. 2-1 noi. 2-1 noi. Calma, 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 calma. Sbagliato pure lui. Godo. Mamma, ragazzi, c'ho certe staffilate. Ma come ha fatto a non punirmi? Guarda come te punisco. No, no, non l'ho punito. Però pure io, pure io gli ho fatto. No, sto stupido. Non ci posso fare niente. Regà, l'occasione ce l'ho avuta. In realtà ci avrei la super occasione. Morsagliela, bravo. Ma vattene a fanculo. Bravo Mike, smorsagliela. Ma sei figlio di una gran cagna, grande questa figlia è grandissima latrina. Lo sapevo che la sbagliavo. Ho detto non posso sbagliarla, che sennò se la magna. E se l'è magnato. Vai. Valla a guardà. Regà, match point. Ha molto difficile. Ha molto difficile. Ha molto difficile. L'uomo che non muore mai. Sì, proprio così si fa. Yes, com'è? Come fa quello? Così si fa. Sì, è così. Io mi fermerei qua. Guardate, la semifinale sarebbe contro uno tra Alcaraz e Fischer. Ovviamente dobbiamo battere Bobby Wagner. No, 32% di vita. Cioè, troppo poco, ma impossibile. Scopriremo se moriremo anche nella prossima puntata.